Ciao ragazzi, ciao Ciao Celso! Diego! Madonna, ho una notizia! No, questa è bomba! No, ma guarda, ti faccio vedere un paio di video. Guarda, Guarda. guarda, 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 guarda. Vabbè, Vedi? però è la stangata con Sembra Paul Newman. Paul Newman. Che cacchio c'hai? No, questa è una notizia bomba. Aspetta, ti faccio vedere un'altra. Guarda, 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 guarda. Questo qui è continua a chiamare l'infinità. Sembra Terence Hill. Io vedo, no. No, no, Come no? no, ma no, ma è bomba, eh! Ma questa non. Aspetta, guarda. Sembra Celentano. Invece no. Non è Celentano. Aspetta, te lo mando ancora. Aspetta. Sembra Jamie Foxx. Non è Jamie Foxx. No. E chi è? Perché sembrano le loro mani, ma in realtà ho scoperto che nel cinema, quando devono fare delle cose particolari, hanno chi doppia le Vabbè, certo, ci sono gli stuntman che fanno le scene pericolose. C'era Ah, lo sapevi già. che cacchio? Cioè, Lo allora, sapevi già. nei film Catherine Deneuve, se tu la vedi nei film nuda, non è lei, non si è mai fatta Sì, ma che se io parlavo così. perché te ne duda? Vabbè, comunque, quindi lo sapevi? Il Che cosa? fatto che, cioè, Sì. per esempio, Paul Newman in realtà era John No, Scarry. questo no. Ah, non sapevi chi? Cioè, sapevi del discorso del doppiaggio, del Sì, no, manista, allora piuttosto io, no, che... io conosco già di solito gli stuntman o comunque quelle cose Invece c'è una lunga tradizione, lì. Sì. soprattutto nelle scene di poker o comunque quando devono apparentemente sapere il protagonista o chi per esso deve saper manipolare, c'è una lunga tradizione di prestigiatori che doppiano le mani, da quelli più conosciuti, storici, a quelli un po' meno. Per esempio, nella stangata, Paul Newman è doppiato dalle mani di John Scarry, che sapeva veramente fare, era uno dei massimi esperti di gioco d'azzardo. Terence Hill quasi sempre è stato doppiato da Tony Pinarelli. Ma dai. Certo. Celentano, se non ricordo male, da Pekar. Ma dai. Yes. Jamie Foxx, un po' da Paul Wilson, un po' da Jason England, in Shade. E c'è tutta questa tradizione, prendere ovviamente l'esperto in quello che devono far Certo. vedere e poi bella lì la regia a capire come Beh, chiaro, fanno. soprattutto anche perché le mani non sembrano, ma cioè sono diverse. Esatto. Per esempio, una cosa interessante della scena che a me è piaciuta molto dal punto di vista registico, una stupidata, però bisogna pensarla, nella stangata, quando Paul Newman si sta allenando in treno, a un certo punto lui, molto probabilmente, gli hanno imparato una cosa molto, gli hanno insegnato una cosa molto, ha imparato una cosa molto semplice, non come io l'italiano. Quindi è interessante, cioè è proprio, passa questo fatto perché... C'è lo stretto sulle mani e Scarry fa delle cose, poi una la spiego al volo. Poi non mi ricordo se parla con l'altro attore che adesso mi sfugge, il biondino della Sì, stangata, quello famoso. Vabbè, quando ritorna sulle mani sono quelle di Paul Newman, Robert Redford. Robert Redford. Cioè, Quando torna, il biondino! vabbè, non mi veniva il nome. Torna sulle mani Sì. come se non fosse successo nulla. In realtà sono già quelle di Paul Newman, che fa una cosa semplice, ma sembra il prosequio di prima, e poi Ok. allargano ed è Lì lui, gliel'hanno no? E imparato. lì gliel'hanno imparato, è lì che gliel'hanno Gliel'hanno imparato, imparato, cioè. assolutamente sì. Certo. Allora, è così anche in Shade. L'attore, che questo invece proprio non mi ricordo come si chiami, anche lui ha imparato delle cose e le faceva anche lui, no? Quindi c'era questo mescolamento. Andate a cercarvi i blooper di Shade, che c'è una scena molto interessante quando lui è al E tavolo. soprattutto capite, cioè, cercate chi era il nome dell'attore. Sì, che adesso mi sfugge, che è un appassionato di magia, tra l'altro, Ah, però pure. di queste nuove generazioni, più Ok. giovane, era assieme a Charlize Theron all'epoca. Vabbè. Infatti nella scena, no, J'adore. nei bloopers, Sì. gli fanno uno scherzo. Praticamente lui deve fare una roba al tavolo, prima che lo facciano entrare nel set, arriva Charlize Theron e si nasconde sotto il tavolo. Quindi lui inizia a registrare e vedi che... ma lui non sapeva fosse Charlize Theron, quindi... Vabbè, comunque, torniamo Interrato. nel seminato. Sì. Una delle cose che fa vedere John Scarry, che tra l'altro fa vedere delle cose vere, è il second deal. Quindi parlo velocissimamente del second deal, che è questa tecnica che permette apparentemente di servire le carte da sopra, ma in realtà permette di tenere in cima la prima carta e di dare quelle successive. Se non ricordo male, anche lui usava l'asso di picche. E ha dentro dei dettagli che pochi usano, che sono molto interessanti. Lui usa la configurazione strike, cioè spostare
la prima per prenderla, ma in realtà prendo la seconda. Ok. La cosa che pochi fanno quando usano lo strike è non alzare mai il pollice. Invece dal video si vede che lui fa questa cosa molto importante, che ogni volta alza il pollice. Che è una cosa che fai normalmente. Sì, perché quando distribuisci le carte tu lo alzi per tornare in posizione per spingere quella successiva. Poi da qua, vabbè, ci puoi costruire quello che vuoi, poi c'è la scena in cui lo fa con le carte, queste sono molto vecchie, faccia in alto e via dicendo. Quindi, hai visto? Bello. Quindi io ho imparato questa cosa nuova. Cioè, che, cioè per me era uno scoop incredibile. Vabbè, ragazzi, se volete approfondire... No, comunque è interessante sapere che esistono, cioè il prestigiatore, il cartomago, viene anche utilizzato nel cinema per la sua bravura, la sua abilità, nell'uso delle mani, le carte, bla 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 bla. Sì? Sì. Vabbè, avete per allungare il brodo. Cara. Beh, se non l'avete visto, la cosa bella, divertente di... E guardate i film. Del film Shade, gli altri sono famosissimi, Shade... Beh, non è detto, eh? Che, vabbè, in effetti dipende dall'ana grafica. No, ma non tanto, ma sicuramente quelli con Terence Hill e Bud Spencer molti li conoscono, ma la stangata non lo so. La stangata è un po' più vecchiotto, Teniamo presente che, se non mi ricordo, se in quello o in altri, è la cosa divertente di Binarelli è che certe scene chi è abile a giocare, a usare le carte sono donne, e quindi lui ha fatto anche delle scene con le unghie laccate, sì. Tipo Capucin credo che abbia doppiato come mani e via dicendo. Però stavo dicendo un'altra cosa che adesso mi sfugge, quindi ragazzi, se volete approfondire l'argomento John Scarry soprattutto, ma tecniche dei bar e via dicendo, vi lasciamo ai video di Talking Magic. Certo che sì, naturalmente iscrivetevi al canale, attivate la campana e gustatevi i video, le spiegazioni. Ah, è venuto in mente? Sì. Se non avete mai visto Shade, è divertente perché quasi tutti i protagonisti hanno nomi di maghi famosi. Ah. Jimmy Fox e Jennings, poi c'è il professore, c'è Vernon, c'è Charlie Miller, molto... Il protagonista è Sylvester Stallone. Ah. Melanie Griffith. Tandy Newton, quella di colore. Non quella di attività. No. Byrne. Ah, ok, Jeremy Byrne. E l'altro che non mi... Vabbè, quello lì è un film, c'è un carino. Contest. Sì, esatto. Non mi dicete nulla, però la soddisfazione di dire... Quindi campanella attivata, iscritti siete iscritti, si spera. Facciamo sto contest. Qualunque commento lasciatelo sotto, magari col nome dell'attore, e ci vediamo al prossimo. Il primo che mette a tutta la nostra stima e ammirazione. Assolutamente sì. Ciao!